Quella di Bassano ha i numeri in ordine, lo ribadisce il DG Bramezza, peccato che i cittadini non siano numeri. Cittadini delusi dal silenzio di chi gestisce la sanità veneta, i problemi del San Bassiano aumentano e cresce il disappunto. Quartiere San Lazzaro, i residenti chiedono al comune un dibattito pubblico. Rosato, dopo due anni di assenza, torna fuori stagione, il gran carnevale rosatese. Il commissario europeo promuove il modello veneto per il lavoro. A Eneco un boscaiolo ruzzola nel bosco e rimane ferito, salvato dall'elisoccorso. Paura sulle due ruote, scontro fra ciclisti in altopiano, due persone rimangono ferite. Atto vandalico a Villa del Conte, dove è stata presa di mira la scultura realizzata da un alpino. Premio onestà per i baby rugbisti che a Cittadella hanno riconsegnato al proprietario un portafoglio con 1.150 euro in contanti. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo il nostro telegiornale con le ultime notizie sulla sanità della Pedemontana, con la sanità del San Bassiano. Il DG Bramezza dice che i conti sono in ordine, che i numeri sono in ordine. Peccato che i cittadini e i pazienti non siano numeri. Bilanci, percentuali, numeri. A sentire il DG Carlo Bramezza, il San Bassiano e l'ULS 7 in generale veleggiano spediti verso un futuro radioso, con il bilancio tornato in attivo e approvato dal direttore della sanità regionale, Luciano Flor. Per non parlare del fatto che appena il 3% dei pazienti è costretto a lunghe trasferte per eseguire visite ed esami, o del fatto che dalla cassa dell'azienda sanitaria avanzano addirittura i soldi per tinteggiare i reparti. Già, si vede che le migliaia di persone che sono andate a firmare la petizione nei paesi e nella città della Pedemontana per chiedere una sanità diversa si stanno sbagliando di grosso e sono solo dei burattini in mano alla politica per far danno al San Bassiano e dintorni. Peccato che di politico nella mastodontica raccolta firme di queste settimane non ci sia nulla. I cittadini non sono attratti dalle bandiere di partito o dai simboli, vogliono solo far sentire la propria voce per riavere la sanità che conoscevano. La sanità delle prestazioni vicina alla gente, non quella dei numeri. A proposito di numeri, ma chi l'ha detto che la sanità deve avere i bilanci in attivo? Ovvio che ai contabili e ai burocrati dei palazzi regionali farà piacere un bilancio con la freccia all'insù. Ma quanto si può compenetrare questa esigenza con l'erogazione di servizi di qualità ai pazienti? E se il 3% dei pazienti che se ne deve andare lontano da casa per una visita pare una percentuale bassa e accettabile, andate a dirlo a quegli anziani che rinunciano a curarsi o virano al privato proprio perché non ce la fanno ad andare a Sant'Orso Asiago per una prestazione. Altro argomento, pare infatti che i mugugni di cittadini e primi cittadini si riscontrino solo nel bassanese e non nell'Alto Vicentino. Ma di questo abbiamo già parlato chiedendo alla sanità se lo sbilanciamento di servizi verso Sant'Orso abbia o meno causato un depotenziamento del San Bassiano. E a proposito, i conti dell'US 7 saranno anche in ordine, ma pare che manchino all'appello tante, troppe ore, degli straordinari che infermieri, operatori e tecnici hanno messo in fila durante le fasi più critiche dell'emergenza Covid. Insomma, i numeri sono numeri e restano tali. Con i numeri si può far quadrare un bilancio, si può dire che va tutto bene, ma le persone non sono numeri e nei bilanci non finiscono le lamentele e la sofferenza di chi vuole che la sanità di Bassano sia organizzata diversamente. A proposito di cittadini e di lamentele, domani tornano in piazza a Bassano e in Viale delle Fosse i banchetti organizzati per la raccolta di firme, banchetti che saranno poi a Rosà dalle 18.30 sempre domani. Domenica mattina si torna a raccogliere le firme sempre a Rosà, Cusinati, Sant'Anna, San Pietro e Rosà Centro. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, arrivano ancora segnalazioni di disorganizzazione all'interno dell'US 7. Sentite. Ai gazebo, per strada, sui social, via mail, a telefono, di persona e addirittura per posta. Le vie della protesta contro l'ULS 7 sono infinite e le segnalazioni, così come le storie di disagio e di salute a rischio, sono in continuo aumento. Storie vere di pazienti che soffrono, di famiglie in difficoltà. Persone, non numeri,
né tantomeno statistiche. Si fa molto a specie il discorso del silenzio che purtroppo c'è da parte dei responsabili, anche dell'assessore regionale, perché visto che è anche nel nostro paese dovrebbe avere avuto un'attenzione maggiore per la comunicazione anche a livello proprio di cittadini, perché va bene che si trovino i responsabili, però è importante anche che i cittadini siano messi all'occorrenza, all'informazione, insomma, su quello che sta succedendo nella nostra sanità. Speriamo solo che questo non sia il principio per dismettere completamente la sanità pubblica, e poi speriamo che soprattutto i responsabili siano più umili e siano più presenti anche per far conoscere le problematiche che hanno i cittadini. E quindi il silenzio assordante, diciamo così, da parte di chi potrebbe farlo è ulteriormente, diciamo, negativo, e anche peggio, è anche una dimostrazione che non c'è la volontà di far conoscere i problemi alla gente. E a proposito di silenzio, noi torniamo a proporre le tre domande al DG Carlo Bramezza, che gestisce la sanità del Veneto, e anche a voi telespettatori. Il buco da 11 milioni di euro cui deve far fronte oggi il direttore dell'ULS 7 Pedemontana, Carlo Bramezza, apre una serie di importanti interrogativi. Ecco tre domande che intendiamo porre a Carlo Bramezza, alle istituzioni e anche a voi. È opportuno che una persona in stato di definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni per quasi 11 milioni di euro rimanga alla guida di un'azienda sanitaria pubblica che gestisce un bilancio di circa 700 milioni di euro l'anno? È opportuno che una persona che nella sua carriera ha sempre ricoperto da 21 anni posti di lavoro pubblici si faccia garante per operazioni immobiliari private per la cifra di quasi 11 milioni di euro? È opportuno che una persona che percepisce uno stipendio annuo di circa 90.000 euro abbia garantito con fideiussione 11 milioni di euro, ovvero un importo che ora potrebbe rimborsare solo lavorando 600 anni? Attendiamo risposte. I nostri microfoni sono sempre aperti per tutti. I nostri microfoni sono sempre aperti anche per voi, che potete segnalarci problemi, disorganizzazione, e anche per dirci che cosa secondo voi bisogna fare adesso che sono state raccolte migliaia di firme con i banchetti in piazza. Potete segnalarcelo al numero di WhatsApp che vedete in questa grafica, oppure via mail a redazione@reteveneta.it. Cambiamo decisamente argomento, vediamo che cosa sta succedendo in quartiere San Lazzaro. Non è accettabile che il primo incontro di confronto con la cittadinanza su questa questione venga proposto solo a 20 persone. A scrivere è l'Associazione Bassanese per il Rispetto Ambientale, ARIA, a firma della presidentessa Manuela Moccellin, in merito alla questione bollente della possibile trasformazione dell'area agricola di Bassano, in zona San Lazzaro, in una colata di cemento. Pare infatti che i residenti del rione bassanese a rischio stravolgimento siano stati invitati a partecipare a un incontro chiarificatore di aggiornamento sull'andamento della questione con l'assessore Andrea Viero, programmato per sabato 4 giugno alle 9, tra poche ore insomma. Incontro riservato a sole 20 persone, sollevando un autentico polverone, dato che, si legge nella lettera inviata all'intero Consiglio Comunale, sindaca Pavani in primis, la decisione di consumare non solo 16 ettari di suolo, ma forse il doppio, sia un problema dell'intera cittadinanza bassanese. La presidentessa Moccellin chiede di aprire un pubblico dibattito con tutta la popolazione interessata in una sede idonea, non di piazzare le decisioni prese dall'altro e saluti a una ventina di residenti senza possibilità di confronto e dialogo. Forse, dopo 3 anni di mandato Pavan, la gente si è stancata di questo comportamento, di questa assenza di condivisione, di pianificazione da parte di chi occupa il palazzo di via Matteotti. E i bassanesi, forse, stanno cominciando ad alzare la testa. Dall'associazione si fanno sapere, con una nota che è arrivata in redazione poco fa, che la riunione prevista per domani è stata annullata. Ci informeremo per capirne di più. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di lavoro e formazione adesso. Grazie.
Guarderemo molto alle persone che sono più fragili per l'entrata nel mondo del lavoro, quindi agli over 30 e soprattutto ai giovani verso apprendistato di terzo livello, ITS e formazione professionale. I think that we are cooperating very... C'è una stretta collaborazione con la Regione Veneto, i fondi stanno venendo spesi egregiamente, come si vede da questo esempio. L'Europa investe sulle persone e lo fa attraverso il Fondo Sociale Europeo. Come vengono spesi questi soldi? Oggi è stato il momento di mettere tutto nero su bianco davanti al commissario europeo per l'occupazione e l'integrazione Nicola Schmidt in visita istituzionale a Venezia. Ad accoglierlo la splendida cornice di Palazzo Mocenigo, sede regionale della Guardia di Finanza, dove è attivo un cantiere didattico. Sono competenze giuste, ha detto Schmidt, a dare le giuste opportunità e a dimostrare la bontà degli investimenti sulla formazione con il POR FSE. Alla fine saranno i numeri: 764 milioni a disposizione, 892 quelli realmente investiti, oltre 10.200 i progetti che hanno raggiunto 400.000 persone. La nostra capacità amministrativa ha fatto sì che un overbooking ben studiato e ben programmato potesse poi farci assorbire le risorse di quelle regioni che non hanno speso, quindi proprio per evitare che il sistema Italia ne avesse un danno, e così abbiamo beneficiato della nostra capacità, ma di un tessuto, soprattutto nell'ambito dell'inserimento al lavoro e della formazione dei giovani, di eccellenza. Nei due anni di pandemia per le donne sono partiti 73 progetti, ne hanno beneficiato in 21.000. Solo la formazione professionale ha coinvolto e dato una qualifica a 20.000 allievi ogni anno. Investimenti anche per gli autonomi, assegni lavoro per 60.000 persone. Lavoriamo ora per mitigare gli effetti della crisi. Veneto ed Europa sembrano allineati. Investire nella formazione per dare ad un paese l'opportunità di crescita e alle persone un'occasione di vera emancipazione. E come Fondo Sociale Europeo possiamo comunque intervenire sostenendo chi è più in difficoltà, le famiglie indigenti, coloro che hanno perso il posto di lavoro, appunto per far fronte alle contingenze attuali. Cambiamo ancora argomento, vediamo un carnevale proprio fuori stagione. A Carnevale ogni stagione vale, soprattutto dopo due anni della sua assenza. E così il comune di Rosà, il 4 e 5 giugno, si prepara ad una grande festa in maschera. E dopo questa pandemia che ci ha un po' messo in condizioni anomale nel fare manifestazioni, ritorna un carnevale anomalo a giugno, che però speriamo porti tanta gioia ed entusiasmo. Un weekend dedicato al carnevale, in programma l'attesissima sfilata dei carri allegorici, ma anche tanti altri appuntamenti. Un carnevale che vedrà sfilare una decina di carri, figuranti, maggiorette, percussionisti lungo la statale di Rosà, chiusa per l'occasione. Poi terminerà domenica con un carnevale in musica al Parco delle Rose, dalle 18 stand gastronomico aperto e dalle 21 una cover band di Vasco, il nuovo fronte del Vasco. In occasione della sfilata notturna del Gran Carnevale Rosatese di sabato 4 giugno, dalle ore 16 alle 20.45 sarà sospesa la circolazione su via De Fanti in via Monsignor Filippi, e domenica 5 giugno invece divieto di transito nel quartiere Schallstadt per il concerto di chiusura del carnevale. Tutti i cittadini, tutti i bambini che hanno voglia di rivedere questi carri che per l'occasione porteranno gioia, colori e allegria. Ci spostiamo a Cavaso del Tomba per una toccante cerimonia. Per non dimenticare, per far sì che la storia non si ripeta e che coloro i quali hanno sofferto siano ricordati e gli sia riconosciuto indirettamente quel calore umano sopraffatto ma non cancellato dai lager nazisti e dalle atrocità commesse al loro interno. Il comune di Cavaso del Tomba, insieme all'Associazione Nazionale Ex Internati, ha voluto organizzare una toccante cerimonia di consegna delle medaglie d'onore ai parenti di chi venne reso schiavo in quei luoghi dopo l'8 settembre 1943. Una iniziativa, ecco, che affonda le radici nell'intimo di ogni famiglia. Una cerimonia dall'alto valore umano e appunto emotivo, fortemente voluta dall'amministrazione e dal consigliere comunale Loris Ceccato. Le famiglie hanno partecipato in maniera intima a questa iniziativa, per cui è un plauso enorme a questa idea e a coloro che hanno sostenuto questa impresa. E a Rossano Veneto un vero e proprio abbraccio per tutti i volontari e le associazioni.
Un 2 giugno speciale per Rossano Veneto che, oltre alle celebrazioni per la festa della Repubblica, abbraccia e ringrazia tutto il mondo delle associazioni e dei volontari. A Villa Caffo, studenti e famiglie hanno circondato di affetto e di colori il cuore pulsante del paese, dando vita a una giornata ricca di emozioni e riconoscenza. In concomitanza con la festa della Repubblica, alcune classi dell'Istituto Comprensivo Rodari hanno preparato un flash mob davanti al municipio di Rossano Veneto e il risultato è questo. Adesso tutte le altre notizie dal territorio. Inciampa nei tronchi, cade nella scarpata, infortunio sul lavoro a Enego per un boscaiolo di 33 anni che stava tagliando legna in zona Valmaron sulla piana di Marcesina. Sul posto il soccorso alpino di Asiago e l'eliambulanza da Verona che hanno condotto il ferito al San Bortolo di Vicenza. Ad Asiago un incidente tra biciclette. All'incrocio tra via Morar e via Mosele, due ciclisti si sono scontrati a causa di una mancata precedenza. Intervenuta la polizia locale di Asiago e il SUEM 118. Entrambi i ciclisti, infatti, a causa del violento impatto, sono rimasti feriti. In occasione della festa del 2 giugno a Mussolente, il sindaco Montagnere e l'assessora Bontorin hanno consegnato copia della Costituzione ai neo-diciottenni. L'evento si è svolto lungo il sentiero numero 7, conosciuto come il Cammino della Costituzione, con gli articoli principali riportati lungo il percorso. Da questa settimana i cittadini di Cassola potranno attivare il proprio SPID in municipio in modo del tutto gratuito. L'operatore dello sportello chiederà di fornire il numero di cellulare e un indirizzo mail personale. Un atto vandalico nell'Alta Padovana, vediamo. La piuma spezzata è tristemente adagiata a terra sull'erba. Nessun rispetto, neppure per questa scultura realizzata da un alpino, da parte di alcuni vandali che hanno deciso di prendere di mira il suo simbolico dono alla comunità di Villa del Conte, custodito in un'area che viene curata proprio dal gruppo Alpini. Gli autori potrebbero però avere le ore contate. Nel Parco delle Risorgive, questo è il nome dell'area, è stata collocata una telecamera. Le immagini sono adesso passate al setaccio dall'amministrazione comunale, che spera di riuscire in breve tempo a risalire i responsabili dell'incivile atto di vandalismo. Questa invece è una bella storia che ci arriva da Cittadella. Il terzo tempo premia soprattutto per l'onestà. E grazie al desiderio di mangiare insieme dopo una manifestazione promozionale in centro storico a Cittadella, che un gruppo di rugbyisti adolescenti dell'Under 15 Rugby Cittadella e della Rugby Checco di Campo San Piero, percorrendo la strada verso il fast food all'altezza di una banca, ha trovato per terra un portafoglio con all'interno 1.150 euro in contanti, i documenti e un telefono cellulare. I ragazzi non ci hanno pensato due volte, hanno contattato i carabinieri che sono risaliti al proprietario, un imprenditore di Montebelluna rientrato felicemente in possesso di tutto. Davvero una meta di onestà per questi ragazzi. Questa sera il nostro direttore Luigi Baccialli con gli approfondimenti a focus per tutta l'attualità, tutte le notizie dal Veneto e anche oltre, avrà come ospiti Marcello Bano, l'avvocato Michele Beni, Marco Brigo, Michele Favero, Silverio Lacedelli, Mirella Tuzzato e Raffaella Zanellato. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata, vi lasciamo al meteo, ma prima ai vostri SMS.